Oh Gallo, finalmente avete vinto in trasferta. Quanto vi siete liberati? Vi sentite liberati da questa vittoria? Per me non era molto una trasferta questa, però per la squadra ci mancava vincere in trasferta, pensavamo di non essere capaci, ma non è vero, abbiamo fatto sempre con delle belle squadre e ci stava. Quindi siamo contenti. Che fantasia! Allora, visto che sei tu ad aver tirato in ballo l'argomento, noi di Schiacciamisto 5 non volevamo dire l'ex Gagliani qui accanto, però l'hai detto tu da solo, e come ti sei sentito a battere la tua ex squadra? Grazie per avermi fatto fare la domanda più banale della mia breve carriera giornalistica. Mi dispiace per loro che abbiano perso, però non li potevo lasciare vincere. Mi sembra giusto. E secondo te, insomma, ti avranno trovato abbastanza cresciuto, abbastanza maturato, molto più pericoloso di come ti avevano lasciato? Era quello che volevo farti vedere. Sì, comunque, cioè, l'anno scorso mi ha fatto molto bene, adesso devo vedere di giocare tutte le partite del campionato di alti livelli, così come le ultime partite. Ok, il quarto set praticamente hai giocato da solo. Hai fatto un sacco di punti, non sappiamo quanti perché non abbiamo i tabellini questa sera, però ne hai fatti un sacco. Quindi insomma ti senti un po' l'anima trascinatrice di questa squadra? Allora, risposta paracula. No, non si gioca mai da soli a questo sport. Siamo... No, basta, noi gente paracula non ne vogliamo, quindi... No, comunque è vero, cioè non è vero che ho giocato da solo. Cioè, non voi. Anzi, sono stati proprio bravi tutti a tenere, anche se abbiamo fatto un po' troppi errori all'inizio, al secondo set, poi dopo ci sarebbe così bene, cioè ci volevano proprio 3 punti qua. Ok, Gallo, schiacciami sto 5. E vai, grazie. Grazie a te.